Cari amici, benvenuti a questo appuntamento della novena di Pentecoste che stiamo vivendo all'interno dei nostri gruppi e delle nostre comunità in un modo unitario. Questa esperienza bellissima che sta attraversando tutta l'Italia, anche la Germania e la Svizzera e altre parti del mondo, con la possibilità di vivere nelle nostre comunità, gruppi e cenacoli questa esperienza dell'appuntamento della novena di Pentecoste. Il passo biblico che sta guidando le nostre meditazioni è Galati 5:22 sul frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Il frutto che meditiamo oggi è la benevolenza ed è proprio bello poter vedere come ogni giorno meditiamo un frutto all'interno di questa novena e approfondiamo questa parola biblica. Io vi chiedo di unirvi con me in preghiera per invocare lo Spirito Santo all'inizio di questa meditazione e chiediamo la grazia allo Spirito, il dono della benevolenza e chiediamo anche una potente effusione per i nostri gruppi, le nostre comunità, i nostri responsabili e per tutta l'Italia. In questo momento di difficoltà e di ripartenza chiediamo allo Spirito di venire con potenza e perdonarci gli occhi di Dio, perché ci permetta di vedere questo tempo, di vedere questo momento che stiamo vivendo con gli occhi di Dio. La parola che ci guiderà in questa meditazione è una parola straordinaria per noi, è la parola su cui abbiamo scelto, su cui abbiamo fondato il nostro cammino e dalla quale proviene il nome del nostro movimento. Tito 3:4-6. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per sua misericordia, per sua benevolenza, potremmo dire, con acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro. Allora, da questa parola noi prendiamo il nome rinnovamento nello Spirito e quindi se il nome di rinnovamento proviene da questa parola, significa anche che in questa parola è contenuta l'identità e l'appartenenza al rinnovamento, ma l'identità e la missione del rinnovamento. Quindi noi possiamo dire che il rinnovamento a questo punto è un atto della benevolenza di Dio per noi. È un atto della benevolenza di Dio. E la nostra vocazione, la nostra identità è diffondere questa benevolenza o, come usando il termine che in questo momento è molto usato, essere untori, diffusori della benevolenza di Dio. La benevolenza, la parola benevolenza significa voler bene ed è proprio di una persona amabile, affabile, gentile, premurosa, generosa, onesta e che sa comportarsi con gli altri in maniera da conquistarne il cuore. Una persona amorevole, capace di amare e quasi capace di obbligare gli altri di amare quella persona. L'amore del Padre, quindi, come ci dice questa parola, è stato riversato nei nostri cuori e ci richiama questa affermazione a Galati 5, quando San Paolo ci dice, a Romani 5, quando San Paolo ci dice che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Quindi Dio ha riversato nei nostri cuori lo Spirito Santo e con questa effusione ci ha resi capaci di amare. Amare con lo stesso cuore, con lo stesso amore di Dio, che è lo Spirito Santo. E quindi la benevolenza è frutto dello Spirito, è l'esito però di una trasformazione del cuore,
Lo Spirito viene a lavare con questo lavacro di rigenerazione e abilita il nostro cuore, lo rende capace di amare, lo rende capace di amore. E perché il nostro cuore è attraversato e trasformato dall'amore di Dio. All'interno del seminario di Vita Nuova, dopo l'effusione, noi parliamo proprio della trasformazione in Cristo. Allora lo Spirito ci abilita ad amare come Dio ama, e potremmo usare un'affermazione del Vangelo: siate benevoli, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ma in che modo noi siamo chiamati ad essere benevoli? Innanzitutto con se stessi, benevoli con se stessi. La benevolenza verso sé è la benevolenza prima che ci testimonia che abbiamo incontrato Gesù. Se tu sei benevolo con te stesso, questo è segno dell'incontro personale con Gesù. È una benevolenza verso di me, perché il Signore mi ha salvato e mi salva ogni giorno. Perciò l'occhio con cui mi guardo me stesso, non si ferma alle mie reazioni, alle mie povertà, alle mie miserie, al mio peccato, ma alla trasparenza dell'occhio di Dio su di me, che va oltre, va al fondo del cuore. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Dogmatica Gaudium et Spes, ci ricorda che Cristo è l'unico che è penetrato in profondità nel mistero del cuore dell'uomo e lì ha operato una possibilità di vita nuova, oppure, come diremmo noi nel rinnovamento, una vita nuova nello Spirito. Ed è in questa vita nuova che avviene questa trasformazione e noi siamo resi capaci, idonei, di amare con lo stesso cuore di Dio. Perché? Perché lo Spirito mi rende figlio alla maniera di Gesù. E allora mette nel mio cuore gli stessi sentimenti di Gesù. San Paolo ci dice: abbiate voi gli stessi sentimenti di Gesù. E questo umanamente è impossibile. È impossibile, solo lo Spirito può mettere nel mio cuore i sentimenti di Gesù e mi può permettere di amare con il cuore di Dio. Allora la benevolenza non può essere un'azione umana, non può essere frutto di un proposito, di una scelta, di uno sforzo. No, è necessariamente frutto dello Spirito. Quindi la benevolenza dell'uomo è frutto della trasformazione in Cristo, ed è Cristo che è benevolo nel mio cuore e mi rende capace di amare come Dio ama. Allora la benevolenza che attraversa la mia vita, che attraversa la tua vita, è la benevolenza del Padre che nello Spirito ci permette di amare come Gesù ama. È bellissimo questo, è la bellezza del cuore di Dio. Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Io mi permetto di dire invece che è la benevolenza che salverà il mondo, perché la benevolenza è la bellezza del cuore di Dio riversata nel cuore dell'uomo. E questa bellezza ci permette di vivere una vita bella. Perché ci permette di vivere una vita bella? Perché è fondata sul comandamento dell'amore, che è amare Dio, amare l'uomo e amare se stesso. Amare Dio, amare il prossimo e amare se stesso. Questa è solo l'opera di Dio, perché umanamente è impossibile. Allora, in questa triplice dimensione dell'amore, noi viviamo la benevolenza di Dio e siamo capaci di amare i nostri fratelli come ama Dio, siamo capaci di amare noi stessi come ama Dio, siamo capaci di amare Dio come Dio stesso ama. C'era un canto all'inizio del rinnovamento bellissimo che i più anziani ricorderanno, che era: amar come Gesù amò, amare come Gesù amò, pensare come Gesù pensò, vivere come Gesù viveva, spendersi come Gesù ha speso la sua vita, fare tutto quello che ha fatto Gesù.
Questa è la benevolenza di Dio per noi e questa è la benevolenza che noi dobbiamo vivere con i nostri fratelli. All'interno della novena di Pentecoste, ogni frutto dello Spirito in ogni giorno è accompagnato da un segno. Il segno di oggi non può essere diverso da quello che sto mostrando a voi, che è un fiore. Il fiore è segno della bellezza, ma dice il bene, l'amore per gli altri. Quindi molte volte quando noi dobbiamo esprimere il bello e il bene, regaliamo dei fiori. Allora depositiamo nell'angolo preposto ad accogliere i segni questo segno del fiore che rappresenta la benevolenza di Dio e la nostra benevolenza per i nostri fratelli e per Gesù che ha donato la sua vita per noi. Concludiamo con un proposito, e il proposito non può essere che questo. Chiediamo e ci impegniamo a dire ti voglio bene a tutte le persone con cui viviamo, con cui ci relazioniamo all'interno della comunità, della famiglia, ai nostri amici, ai nostri parenti, ma soprattutto ti voglio bene da dire alle persone a cui non riusciamo a dirlo per pudore, non riusciamo a dire per timidezza, non riusciamo a dire per situazioni particolari che si sono determinate. Chiediamo allo Spirito questa grazia di poter dire con il cuore questo ti voglio bene. Concludiamo con una preghiera, con la preghiera della Beata Elena Guerra, e io vi invito a continuare a partecipare a questo appuntamento della novena di Pentecoste, ma soprattutto se vi è stato possibile vivere nei giorni scorsi e continuare, e se invece qualche meditazione non è stata possibile partecipare all'interno delle comunità, vi chiedo di recuperare le meditazioni offerte dal Comitato Nazionale. Vieni, o Spirito Santo, vieni, o dolce ospite dell'anima, vieni a me che ti chiamo con il più vivo desiderio, vieni con la tua luce di paradiso, vieni con la pienezza dei tuoi doni, vieni e stabilisci in me la tua dimora per sempre. Buona novena di Pentecoste, buona Pentecoste a tutti e continuiamo la nostra preghiera con l'invocazione ogni giorno, quotidianamente. Vieni Spirito Santo.